Amici del web, eccoci presso il villaggio Marlusa in occasione della rassegna cinematografica Le notti e lo statere. Siamo in splendida compagnia, direi, con Euridice Axen, bravissima attrice, ospite dell'evento. Allora, inizio l'intervista chiedendoti, abbiamo imparato a conoscerti sul piccolo schermo guardandoti appunto in RIS, serie appunto di Canale 5, nella quale tu interpreti il ruolo di Lucia Brancato, diciamo tenace capitano dei carabinieri, dei RIS appunto. Quanto è difficile interpretare ruoli di queste donne di personalità? Beh, sicuramente è molto difficile perché per quanto mi riguarda non mi appartiene molto questo ruolo, nel senso che nella vita non sono così, però dà sicuramente molta soddisfazione perché ti toglie qualunque timidezza e ti fai sentire, hai un gruppo di uomini che puoi comandare, quindi sicuramente è stato molto divertente, mi sono presa molte rivincite. Altra domanda, allora, come hai ben visto stasera il tema principale della serata era quello della violenza sulle donne. Tu hai dato anche una tua testimonianza, diciamo, durante la serata. Vuoi aggiungere qualcosa ai nostri microfoni? Beh, che posso dire? Quello che ci tenevo a dire, anche perché è un tema veramente difficile, è il fatto che la donna appunto non debba essere violata nella propria identità. E questo poi porta appunto a degli atti come il femminicidio, che sono proprio l'uccisione della donna proprio in quanto donna. E quindi è difficile, non si risolverà domani, non si risolverà dopodomani, ma io sono sicura che piano piano questi due mondi di uomini e donne, ovviamente parlo di uomini, non di tutti gli uomini di una parte, accetteranno questa uguaglianza che c'è nella sua diversità. Questi eventi per voi personaggi diciamo noti servono anche ad avere un contatto ancora più diretto con il pubblico. Qual è appunto il tuo rapporto con il pubblico? Beh, io amo il pubblico, nel senso che poi sono loro che ci guardano, sono loro che ci danno da mangiare, detta proprio in soldoni. Ed è bello vedere che apprezzano il lavoro che fai. Se hanno anche una critica, se hanno qualcosa da dire, e questo significa invece se non ce l'hanno che sei sulla strada giusta. Poco fa tu hai già preannunciato qualcosa, ma progetti futuri? Come possiamo rivederti? Ecco. Guarda, progetti futuri, stavo dicendo che ho ultimato una serie che andrà in onda i primi di settembre, si chiama Le tre rose di Eva 2, in cui interpreterò una cattivissima, mi sono molto divertita. E poi ci sono degli altri progetti. Io mi sono dimenticata di parlare di un progetto importante, mi dispiace che non l'ho fatto. Sarò in teatro a Roma nella seconda metà di febbraio con uno spettacolo romantico insieme a un attore, si chiama Simone Corrente. È una commedia un po' alla Neil Simon, si chiama Se tornassi indietro. Ti ringraziamo e ti auguriamo un in bocca al lupo per la tua carriera. Crepi, grazie mille. Eccoci con Fatima Trotta, la madrina di Made in Sud, che abbiamo imparato a vedere ultimamente anche in prima serata su Rai 2. Allora, durante questo tipo di serate, si ha per voi personaggi diciamo televisivi, si ha un contatto ancora più diretto con il pubblico. Che sensazioni si provano? Bellissime. Cioè, l'emozione più grande è quella che ti dà il pubblico. Ovviamente quando si fa TV è tutto diverso, però la cosa che non traspare ai telespettatori che sono a casa è il pubblico che c'è in sala, che c'è comunque davanti a noi, e l'emozione più grande è quella che ci trasmettete voi, quindi fantastico. Tema principale della serata è stato appunto la questione un po' triste ritornata all'ordine del giorno, quella della violenza sulle donne. Un tuo pensiero su questa problematica? Noi donne purtroppo ancora oggi siamo viste come tra virgolette degli strumenti, degli oggetti, purtroppo, perché noi donne abbiamo comunque un'identità come ce l'hanno un'identità gli uomini, quindi noi donne dobbiamo riprenderci un po' con forza la nostra identità e cercare comunque di denunciare. Donne, denunciate qualsiasi cosa, questo mi sento dire comunque a tutte le donne che hanno violenze, che hanno comunque, sono vittime di maltrattamenti, denunciare subito, senza aspettare, subito. Ti abbiamo visto molto divertita durante il tuo video di presentazione che è stato fatto stasera dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Sibari, video nel quale c'era anche il nostro Zampino, dobbiamo dire. Veramente? Sì. Troppo bellino questo video, fantastico! Perché voi, non so se lo sapete, che all'interno di Made in Sud c'è anche un postino. L'abbiamo fatto di proposito. Appunto, c'è Salvatore Gesona che fa questo postino, ma lui è stato meraviglioso, è un
uno scugnizzo, veramente, con quella faccia che faceva tutte quelle mosse, fantastico. Perfetto, ultima domanda, ovviamente quello che ci chiediamo tutti, progetti futuri, rivedremo Made in Sud anche in prima serata? Assolutamente sì, Made in Sud riparterà a settembre, forse il 9 settembre o il 16, siamo un attimo ancora in una fase decisionale. Ovviamente partiremo con 8 puntate in seconda serata e 3 puntate in prima serata e poi successivamente ci saranno altre novità sempre riguardanti Made in Sud. Ti ringraziamo e ti auguriamo un in bocca al lupo per la tua carriera e per tutto. Grazie a voi, ciao Vincenzo.